Dunque, nel tuo libro, Diego, inizi parlando di Sallustio, tra tanti filosofi menzioni uno storico romano che non è, diciamo, il cicerone degli eventi. Quindi già Sallustio, che si ritirò a vita privata per poter scrivere di una storia che lui stesso aveva vissuto, ma che voleva scrivere anzitutto con una monografia, De coniurazione Catilina, e poi, diciamo, parlando di un'epoca ridotta, non quindi gli annali molto vasti nel quale rientrava la storiografia, diciamo, di regime, ma una storia che lui aveva sentito, poiché egli aveva conosciuto Cesare in giovane età e quindi aveva vissuto sulla propria pelle. E Sallustio, parlando appunto dei rivoluzionari, appunto capeggiati da Catilina, utilizza l'espressione vindicare in libertatem per far dire a Catilina di ribellarsi. Dissenso correlato quindi necessariamente alla libertà? Certo, io nel libro Pensare altrimenti do testimonianza di Catilina come eroico dissenziente e quindi presento questo autore in maniera volutamente contraria, come solitamente lo si intende, perché sulla scia di Cicerone siamo tutti soliti considerare Catilina come un sedizioso e pericoloso terrorista, si direbbe oggi forse, o comunque pericoloso per lo Stato, siamo tutti figli di Cicerone, della sua narrazione degli eventi. Però della vicenda di Catilina mi ha sempre interessato ascoltare l'altera pars, come si dice, la versione che ci ha restituito Sallustio con la congiura di Catilina, dove emerge un ritratto a tratti molto differente rispetto a quello ciceroniano. Vero è che anche Sallustio non può sottrarsi completamente da quello che all'epoca non si chiamava ancora pensiero unico, ma che comunque era la communis opinio, potremmo dire, dominante su quel tema. Catilina non poteva che essere condannato come pericoloso e sedizioso nemico dello Stato. E tuttavia, dal ritratto che ci viene offerto da Sallustio nella congiura di Catilina, emerge a tratti un Catilina diverso, un Catilina che è portatore anche di alcune virtù. E sicuramente tra queste virtù che Sallustio non esita a riconoscere a Catilina figura il coraggio di opporsi, il coraggio di andare ostinatamente contro. Soprattutto l'ultimo capitolo dell'opera di Sallustio è una sorta di larvato elogio di Catilina. Racconta Sallustio che in questa battaglia efferata, dove Catilina e i suoi andarono incontro alla sconfitta più totale, non di meno, dice Sallustio, Catilina fu raccolto che ancora respirava un poco, riportava solo ferite sul petto e quindi aveva affrontato eroicamente i suoi avversari e, dice Sallustio, aveva una efferata audacia, ecco, un coraggio strepitoso, portentoso. Ecco, quindi Catilina, da un certo punto di vista, lo riabilito nella mia prospettiva come potremmo dire eroico oppositore, che è andato incontro alla morte, che è poi il banco di prova per stabilire se uno sia coraggioso oppure no, è il sommo banco di prova per stabilire se uno è coraggioso e crede in ciò che dice e in ciò che fa oppure no. E poi mi interessava per il fatto, come si diceva anche poc'anzi, che è una narrazione contrapposta a quella dominante di tipo ciceroniano. Ecco, quindi abbiamo una prima contestazione di un pensiero unico, potremmo dire, di una visione dominante mediante la riscrittura alternativa della storia. Sed confecto pro Elio, tum vero cernere, quantacqua audace, quantacqua vis fuisse, in exercito Catiline, dice appunto Sallustio. Quindi l'audacia e la vis nel Catilina che respirava ancora, come hai detto tu, Diego. Ascolta, tra un mese e 2 giorni è un anniversario, l'anniversario appunto della presa della Bastiglia, che tu nel tuo libro menzioni. Quindi la rivoluzione francese, facendo questo salto pindarico storico, passando dall'antica Roma addirittura alla storia moderna, alla nascita della storia contemporanea, diciamo, rivoluzionò per l'appunto il mondo e l'ordine dominante, diciamo antifrasticamente, poiché ci furono sia i Giacobini che dissentirono, ma anche i Vandeani, quindi sostanzialmente due forme di dissenso che si scontrarono anche con finali tragici, generando appunto Napoleone, quindi sostanzialmente un uomo nuovo che la pensava diversamente e che avrebbe voluto rivoluzionare l'Europa, portando appunto un nuovo ordine e l'ascesa appunto della borghesia e non soltanto della classe dominante preesistente.
cosa vuoi dirci in merito a quello che hai scritto al riguardo? Dunque, la Rivoluzione francese chiaramente è un evento epocale rispetto al quale in qualche modo ciascuno prende posizione, tutti i grandi filosofi dell'evo moderno, post-Rivoluzione francese, hanno preso posizione. Forse si potrebbe dire, dimmi come consideri la Rivoluzione francese e ti dirò che filosofo sei. Ecco, io in termini generali tendo a leggere la Rivoluzione francese con le categorie hegeliane, quindi riconosco nell'illuminismo e poi nella Rivoluzione francese un evento assolutamente indispensabile e insufficiente. Indispensabile perché, come ricorda Hegel nei suoi scritti, servì a liberare l'umanità dall'ancien regime, da un mondo in cui la disuguaglianza fra gli uomini era sancita in termini legali. Insufficiente perché poi dalla giusta opera di messa in congedo del vecchio mondo pre-rivoluzionario non si seppe creare qualcosa all'altezza dei tempi. Ecco allora che prevale, come dice Hegel, la furia del dileguare dell'intelletto astratto che frammenta la precedente comunità ancien regime nel sistema dell'atomistica concorrenziale, che Hegel chiama anche il sistema dei bisogni, privo di un'eticità comunitaria. E da un certo punto di vista tutta la filosofia di Hegel non è altro che un tentativo di ricomporre una nuova comunità che superi la frammentazione creatasi con l'illuminismo e con la Rivoluzione francese senza tornare a ciò che vi era prima. Ecco, da questo punto di vista vi è una distanza incolmabile tra Hegel da una parte e fra i pensatori controrivoluzionari dall'altra, Bonald, De Maistre, lo stesso Burke, i quali pensano in qualche modo, anche se non sono convinti che si possa tornare tout court a ciò che vi era prima della rivoluzione, sicuramente in cuor loro, ma lo scrivono anche, la Rivoluzione francese è un evento eminentemente negativo rispetto al quale occorrerebbe in qualche modo prendere congedo. Per Hegel invece è unità dialettica di elementi positivi e di elementi negativi, non si può tornare indietro, fortunatamente non si può tornare indietro, ma non ci si può nemmeno arrestare al momento della scissione, della frammentazione prodottasi con l'illuminismo e poi con l'evento rivoluzionario. Da questo punto di vista mi pare che l'inquadramento hegeliano sia alquanto efficace e forse resti il punto più alto, credo, di lettura filosofica in stile di filosofia della storia della Rivoluzione francese. Per quel che concerne poi la lettura della figura di Napoleone, anche in questo caso si aprono spazi ermeneutici molto differenti e vi è chi, come Hegel ad esempio, vede in Napoleone addirittura lo spirito del mondo a cavallo, a Iena, e chi invece, come il rivoluzionario giacobino Fichte, vede in Napoleone il senza nome, namenlos, un usurpatore degli ideali della Rivoluzione francese che utilizza l'universalismo emancipativo della Rivoluzione francese come arma di oppressione dei popoli. E Fichte, non dimentichiamoci che al cospetto della Germania occupata dalle truppe napoleoniche, dando prova di grande coraggio oratorio, tiene un ciclo di lezioni, discorsi alla nazione tedesca, che sono di fatto un'esortazione rivolta al popolo tedesco a compiere quella che per Fichte è l'unica guerra giusta, che è quella di liberazione e di resistenza rispetto agli oppressori. E quindi anche in questo caso abbiamo due letture diverse, credo le due più grandi letture filosofiche della figura di Napoleone, al netto delle altre che poi vengono date anche immediatamente dopo le vicende del corso. Io credo che queste due restino le due letture più importanti e da un certo punto di vista mi sembra di poter dire che in questo mi sento, dato che mi interpellavi, mi provocavi in prima persona, mi sento più vicino a Fichte che non a Hegel in questa lettura di Napoleone come usurpatore degli ideali della rivoluzione, come oppressore. Certo, il punto di vista di Fichte è il punto di vista di un tedesco che subisce il movimento napoleonico. Altra cosa se noi vediamo le cose dalla prospettiva francese, chiaramente. Fichte che era stato un entusiasta encomiatore della Rivoluzione francese, addirittura elabora la dottrina della scienza per sua stessa ammissione come teorizzazione filosofica, trascendental filosofica della Rivoluzione francese. Quest'opera, dice Fichte, la dottrina della scienza, appartiene al popolo francese. Come il popolo francese ha liberato l'umanità dalle catene reali, così
la dottrina della scienza lo libera dalle catene della cosa in sé. Ebbene, Fichte è convinto che poi gli ideali della rivoluzione siano stati traditi in itinere da Napoleone e che essenzialmente spetti ora ai tedeschi, con i discorsi alla nazione tedesca, metabolizzare quell'insegnamento e farsi essi stessi i promotori dell'emancipazione umana, sostituendo quindi i francesi nell'opera di universalismo. Ecco perché sarebbe quantomai opportuno rileggere criticamente i discorsi alla nazione tedesca, che troppo spesso vengono in maniera fuorviante intesi come un'opera di puro nazionalismo che precorre addirittura le peggiori esperienze novecentesche, quando in realtà il concetto di nazione in quei testi di Fichte svolge una funzione emancipativa, come luogo di contestazione del falso universalismo napoleonico e di recupero della libertà dei popoli oppressi su base nazionale. Vi è Proprio. ancora molto anche da rileggere in quest'epoca che presenta forti analogie, dove chiaramente l'universalismo oppressivo oggi non è più quello napoleonico, ma è quello della globalizzazione, del MacWorld, come viene anche chiamato, e le uniche forme di resistenza esistenti, ove ancora ve ne siano, sono le resistenze nazionali dei popoli che si oppongono a questa cattiva universalità, potremmo chiamarla con Hegel, della mondializzazione imperialistica. Ecco. Certo, proprio in merito al concetto di nazione farei un altro salto temporale, sempre restando in tema di anniversari, anzi di centenari. È il 2017, centenario e dalla disfatta di Caporetto per l'Italia, quindi ancora una volta diciamo l'oppressione del pensiero comune. Tre persone, Sonnino, Salandra, Vittorio Emanuele III, mandano in guerra 600.000 nostri connazionali. Mandano a morire di fatto 600.000 nostri connazionali. Nello stesso anno la rivoluzione russa cambia le sorti della storia, addirittura stravolgendo la tradizione della Santa Madre Russia e lottando in termini di diciamo, comunismo e anticapitalismo. Cosa è cambiato oggi e se si può parlare ancora oggi di anticapitalismo e in quali termini, ovvero nel 1917 il contrasto verticale era tra classe dirigente zarista e proletariato, oggi si è introdotta un'altra stratificazione sociale oppressa, che è la borghesia. Quindi, in merito a questo, ti volevo chiedere come è cambiato lo scontro verticale tra servi e signori, come tu hai spesso detto e notato. Certo, siamo nel 2017 e in effetti si celebra la memoria della rivoluzione d'ottobre, anche se pochi altri eventi come quello della rivoluzione bolscevica è oggi oggetto di revisionismo storico e di condanna unilaterale, perché essenzialmente come dire, tutto il discorso pubblico dominante è un grande invito rivolto ai popoli del pianeta a non provare mai più a fare come fecero i russi nel 17. Io in estrema sintesi ritengo la rivoluzione del 17 uno dei grandi episodi, per dirla con la dialettica hegeliana, di rivolta del servo contro il signore, insieme anche alla Comune di Parigi e ad altri episodi, forse di più piccola portata da un certo punto di vista rispetto alla rivoluzione russa, penso a Cuba, di opposizione del servo rispetto al signore. Ecco, la rivoluzione francese di cui parlavamo in precedenza è una rivoluzione condotta dalla borghesia con l'appoggio di parti del proletariato e la rivoluzione che apre lo scenario del moderno conflitto di classe fra borghesia e proletariato e che respinge sullo sfondo la vecchia aristocrazia ancien régime. La rivoluzione bolscevica del 17 invece è una rivoluzione proletaria combattuta non tanto dal proletariato in quanto tale, quanto dai quadri organizzati bolscevichi capitanati da Lenin e dall'intelligenza anticapitalistica, unione, come mi piace sempre ricordare, della coscienza infelice borghese e delle lotte per il riconoscimento del lavoro servile. Tutte le grandi rivoluzioni proletarie sono rivoluzioni sempre che vedono la compresenza di questi due elementi, coscienza infelice borghese e lotte per il riconoscimento del lavoro servile proletario. Ecco, quindi la rivoluzione del 17 è una rivoluzione integralmente legittima ed è uno dei primi grandi episodi con successo di
opposizione rispetto al capitale. Ecco, al netto di tutto ciò che è stato il comunismo storico novecentesco, con tutte le sue contraddizioni, spesso macroscopiche, che tutti ormai conosciamo, occorre a mio giudizio riconoscere pacatamente che in maniera sobria, come direbbe Spinoza, non bisogna ridere, detestare, piangere, ma comprendere, è stato un fenomeno di contenimento del capitalismo globale, che infatti dopo l'89 ha preso a marciare a piè sospinto e a travolgere tutte quelle forme di diritti sociali conquistati che erano stati ottenuti nel secolo breve. Quindi il 1989, col secolo breve, 17-19 più che 14, 17-89 più che 14-89 da un certo punto di vista, è stato un secolo di non soltanto degli orrori, dei totalitarismi, come si dice, ma è stato anche il secolo del lavoro e delle conquiste salariali, welfaristiche, di contenimento del capitalismo. Quindi l'89, nella prospettiva che io ho provato a tracciare, è un anno orribile, non un anno di emancipazione generale, come viene solitamente letto, inteso e glorificato. Per questa ragione mi pare che occorra fare la fatica del concetto e rileggere criticamente quegli eventi. Bene, ho fatto un riferimento all'aristocrazia non per in maniera incidentale, perché l'aristocrazia esce di scena, ricordavo, nel 1789, Rivoluzione francese, e ricompare sulla scena nel 1989. La classe dominante dopo il 1989 non è più la classe borghese, ma è la classe inedita da un certo punto di vista, che io chiamo, con le categorie di Marx, aristocrazia finanziaria. Dopo il 1989 la nuova classe dominante è una classe che nulla ha più dei vecchi valori borghesi, patria, famiglia, eticità, religione, che anzi è una classe integralmente post-borghese e anti-borghese, che ha dichiarato guerra a quei valori come limiti rispetto a un capitalismo finanziarizzato e assoluto. La nuova classe dominante è un'aristocrazia, perché dell'aristocrazia mantiene esattamente il carattere più peculiare, che è il vivere di rendita. La borghesia è una classe che vive di lavoro, che vive nel mito del lavoro, con tutte le contraddizioni che ciò comporta. La nuova aristocrazia vive di rendita finanziaria, e essenzialmente si mantiene con stratagemmi bancocratici, usurocratici. Marx parla testualmente di lupi di borse della finanza nel capitale, ed è essenzialmente una classe che vive sfruttando le altre due classi, nel frattempo riconfluite in un'unica classe che io chiamo il precariato, frutto dello scomporsi della vecchia borghesia o ceto medio e del vecchio proletariato o classe lavoratrice, precipitati verso il basso in un inedito agglomerato, incoerente, amorfo, fatto da solitudini che non hanno coscienza di classe, che sono super sfruttate e incoscienti, e che subiscono le offensive da parte dell'aristocrazia finanziaria, che si sta riprendendo tutto, tutti i diritti sociali del vecchio ceto lavoratore, tutte le conquiste della modernità borghese. Scusa se ti interrompo, tu parli nel tuo libro di capitalismo come regime di storicità. Cosa significa questa, diciamo, iunctura per mostrare un nuovo volto di un capitalismo differente da quello dominante nel Novecento, ma ugualmente repressivo? Intanto uso l'espressione regime di storicità per mettere in discussione uno dei grandi dogmi del nostro tempo, che è quello della naturalizzazione del capitalismo trasformato in una sorta di a priori ideale eterno dell'essere al mondo dell'uomo. Il capitalismo è una forma storica, l'umanità non è sempre vissuta nel capitalismo e auspicabilmente non è condannata a vivere in eterno nel capitalismo. Ma poi io, con le grammatiche di Marx, parlo di, citando il terzo libro del Capitale, perché Marx non è solo il profeta del comunismo realizzato, ma è anche il profeta, di cui non si dice spesso, di un nuovo tipo di capitalismo, che è il capitalismo finanziario. Nel terzo libro del Capitale Marx parla testualmente di un superamento del modo della produzione capitalistico all'interno del modo della produzione capitalistica, che
che ritradotto con il mio lessico diventa un passaggio da un capitalismo ancora borghese proletario, basato sul lavoro, sull'eticità pubblica, nel senso hegeliano della Sittlichkeit, l'etica dei costumi pubblici, a una nuova forma di capitalismo post-borghese, post-proletario di tipo finanziario, con la nuova aristocrazia finanziaria di cui dice Marx. E la compressione verso il basso delle vecchie classi borghese e proletarie. Oggi non c'è più il proletariato come classe dominata. Il proletariato è una classe cosciente, conflittuale, coesa e antagonistica, che sa organizzare le forme del conflitto e che interagisce con la borghesia, meglio, con la coscienza infelice di una borghesia in rivolta contro il capitalismo e che ottiene sul campo i diritti sociali come risultanti del conflitto. Oggi non c'è più il proletariato, non c'è più la borghesia, c'è il ritorno di quelle che con Hegel io chiamo le plebi. Non vi è un'accezione moralistica in ciò. Le plebe in Hegel è una massa amorfa, senza coscienza, moltitudinaria, che è il prodotto, dice Hegel, di un sistema dei bisogni, leggi mercato, deeticizzato, cioè privato degli elementi etici fondativi. Quali sono in Hegel gli elementi etici fondativi? Essenzialmente la famiglia come nucleo etico originario fondato sull'immediatezza del sentimento amoroso e poi lo Stato come compimento dell'eticità, cioè come eticità non più immediata ma mediata, come soggettività consapevole, dice Hegel, che vuole l'eticità. Ecco, non è un caso che oggi il capitalismo finanziario stia dissolvendo congiuntamente e la famiglia come fondamento etico originario e lo Stato etico come fondamento della vita comunitaria dei popoli, per ridurre il mondo intero a un sistema dei bisogni deeticizzato, concorrenziale, competitivistico, come usa dire, ove l'individuo figuri sempre solo come atomo concorrenziale, sciolto da ogni vincolo etico E comunitario. desiderante, poiché tu parlavi Esatto, certo. dell'eterno giovane che è sempre costretto a desiderare e per questo è servo del regime che lo vuole desiderante per continuare a nutrirlo delle sue utopie. Certamente, oggi viviamo nel sistema deeticizzato con free desire, free market, free trade illimitato, potremmo dire. La logica di sviluppo del capitale è quella dell'illimitatezza. La sola norma che il capitale conosca è quella della crescita infinita a detrimento della vita umana, della vita animale e della vita del pianeta nella sua totalità. Per questo la cifra metafisica del capitale è per un verso l'illimitatezza, sempre di più, e per un altro verso la violenza reale, simbolica, ai danni dell'essente, considerato come fondo disponibile per la manipolazione illimitata, per la volontà di potenza smisurata. Ecco perché in ambito metafisico l'illimitatezza è la cifra del capitale. In ambito etico è quella che io chiamo la violazione di ogni inviolabile. Il capitale promuove oggi una forma deviante di libertà concepita come abbattimento di tutti i limiti e gli inviolabili che ancora sussistano. Ecco perché oggi la libertà viene concepita e praticata come liberazione da tutte le forme che non siano ancora compatibili con la privatizzazione libertaria dei costumi e dei consumi, quella privatizzazione che riduce l'individuo ad atomo di potenza illimitata, a oltreuomo post-borghese, post-proletario, con volontà nicciana di potenza consumistica illimitata, dove l'individuo può tutto astrattamente e concretamente può quanto può acquistare concretamente. Ecco, in questo scenario non abbiamo più una comunità etica solidale, sia essa la famiglia, sia essa quella degli enti intermedi che Hegel chiamava le radici etiche, il sindacato, la scuola pubblica, la sanità pubblica, sia in ultimo lo Stato etico come fondamento realizzato, come idea vivente del bene, ecco, come realtà dell'idea etica, dice Hegel. Realizzazione compiuta dell'idea etica. Tutto questo tende a sparire e resta unicamente un mercato concorrenziale di individui che hanno come unico valore di riferimento la competitività, la concorrenzialità
il mercato, l'open space della mondializzazione, ciò che appunto nell'ambito geopolitico, diciamo così, si traduce in quella pratica che io chiamo dello sconfinamento. Come il capitale mira metafisicamente all'illimitatezza della crescita infinita, come mira in ambito etico alla violazione di ogni inviolabile, così in ambito geopolitico mira allo sconfinamento, cioè all'abbattimento di ogni confine reale e simbolico che ancora ponga un limite al mercato capitalistico. Ecco perché oggi troviamo in un surreale a tratti dibattito fra chi sostiene i confini e chi invece vuole abbatterli, troviamo puntualmente schierate contro i confini superstiti e le frontiere, tutte le principali multinazionali e le big companies che vedono nei confini altrettanti limiti che devono essere abbattuti. Perché? Perché il mondo deve essere ridotto a un piano liscio con libera circolazione delle merci e delle persone. Prima le merci, non è casuale il sintagma, merci e persone, senza appunto più limiti, di modo che il mondo intero sia una sorta di mare infinito, una sorta di piano liscio in cui gli uomini ridotti a merci e le merci si muovono di moto browniano, delocalizzante e migrante, senza più confini, seguendo le logiche mobilitanti del capitale. Ecco perché oggi il capitale sul piano reale impone questi processi di deticizzazione del mercato, di modo che resti solo il piano liscio. E sull'altro versante promuove come paradigma antropologico di riferimento, di modo che tutti ci adattiamo a quel nuovo paradigma, quello dell'homo migrans, del migrante deterritorializzato, in perenne movimento, sradicato, senza possibilità di territorializzazione, quindi di radicamento lavorativo, etico, familiare, senza la possibilità dell'attiva cittadinanza, che per inciso è una pratica che si sta perdendo, ovviamente, che si ha sempre solo nel quadro degli stati sovrani nazionali. Il falso mito del cittadino del mondo nasconde in realtà la mancanza di cittadinanza, il fatto che si sia astrattamente cittadini del mondo e concretamente non più cittadini di alcuno stato nazionale. Tale è la condizione, esiziale a cui sono condannati i migranti. E la logica del capitale dovrebbe essere chiaro da una contestualizzazione hegelo-marxiana del medesimo capitale, non è quella di stabilizzare l'instabile, ma, così ci dice Marx nell'incipit del manifesto, è di destabilizzare tutto ciò che è ancora stabile, tutte le forme stabili. Ecco perché il capitale mira a rendere a tempo determinato ciò che è ancora a tempo indeterminato e a rendere migrante ciò che è ancora stabile e radicato, perché ha Ecco, in l'obiettivo ambito, certo. dell'erranza globale, coattivamente imposta a tutti. Quindi in ambito di capitale e migrazioni, riallacciandomi a questi concetti a ritroso, io ti chiederei, nel tuo libro tu citi due eroi dissenzienti, uno della cultura ebraica Adamo e uno della cultura greca Prometeo. Quindi inizierei col chiederti come mai nella cultura greca il dissentire è visto come presa di posizione, presa di individualità, mentre nella cultura ebraica è vista come disobbedienza negativa. Poi mi riallaccerei alla questione dell'eroe nel corso della storia, da Ulisse a Enea, a tutti questi eroi che appunto sono eroi che sono costretti a fuggire ma per fondare un nuovo mondo, e alla strumentalizzazione politica che di essi oggi viene fatta in termini di migranti, cioè si preferisce vedere Enea come un profugo piuttosto che come un eroe fondatore di una civiltà, della civiltà occidentale. Infine, visto che Enea appunto fonda Roma e quindi la fondazione della civiltà occidentale, io mi riallaccerei alla fine dell'impero romano, che è un periodo che vede analogie con il nostro, in quanto fine di un periodo di valori in cui, come hai detto tu, vengono spaldati valori come Stato, famiglia e società in generale. Ecco, nel 212 d.C. Caracalla dona sostanzialmente la cittadinanza anche a coloro che non si sentivano cittadini romani, ed è un imperatore che oggi diremmo filo globalizzazione, nel senso che si vestiva in modo barbaro. Ecco. Pochi anni dopo, 378, ad Adrianopoli, l'imperatore Valente addirittura viene ucciso, e quindi si ha la prima terrificante sconfitta dell'impero romano, in quanto diciamo spaldatosi, autospaldatosi,
causa una donazione di una cittadinanza svuotata di valore, poiché non era più la cittadinanza della guerra sociale del 98 a.C., appunto, che aveva visto gli italici conquistare la cittadinanza in quanto italici, quindi in quanto diciamo cittadini dell'impero romano, era una cittadinanza svuotata di valore che aveva di fatto aperto le porte ai barbari e appunto aveva portato l'impero romano alla distruzione. Quindi altro termine di diciamo ineffabilità, irrequietezza sia dei tempi che della persona. E in termini della persona, ricollegandomi al discorso del capitale che tu citavi prima, e quindi facendo un salto temporale nemmeno troppo pindarico, perché la storia, come diceva Livio, è magistra vitae, quindi ciclicamente si ripete, immobilismo sociale, quindi sostanzialmente trova un destino saldo soltanto colui che è figlio di una società che gli destina i lavori già predestinati, mentre colui che invece si crea da solo è costretto a relegarsi all'attuale Jobs Act, e quindi diciamo è esponente sociale di una irrequietezza e di un'ineffabilità lavorativa. Quindi, come tu parlavi, l'affidarsi al precariato. Quindi ecco, chiedendoti come mai si avviene la strumentalizzazione dell'epicità greco-romana in termini politici, come mai il culto dell'uomo migrans, come tu dicevi, e come mai la precarietà del giovane relegato al Jobs Act. Dunque, sono questioni molto grandi e molto eterogenee fra loro anche. Anzitutto, io nel libro parto da Adamo e da Prometeo come capostipiti, potremmo dire, della civiltà occidentale, e sono entrambi, al di là delle differenze evidenti tra i due eroi, se possiamo chiamarli così, sono accomunati dal fatto che entrambi dissentono, dicono di no a un comandamento divino, peraltro, pagandone poi le conseguenze sulla propria carne viva. Adamo con l'allontanamento dal paradiso terrestre e Prometeo con l'incatenamento alla roccia del Caucaso a cui viene condannato, dove tra l'altro è interessante notare, cosa che talvolta non si è posta in evidenza, il fatto che Prometeo, proprio come Sisifo, proprio come Tantalo, proprio come Tizio, cioè le figure dei grandi suppliziati per i greci, sono condannati all'illimitatezza, giusto appunto, che per i greci era una condanna, no? Anche il mito delle Danaidi. Certo, se ne possono individuare molteplici, ma il dispositivo narrativo è sempre il medesimo, cioè un'illimitatezza che si dispiega come condanna a cui si è vincolati. Paradossalmente, io lo dico sempre anche a beneficio di chi, come dire, di chi è più consono rispetto alla società dei consumi, il mito di Tantalo, colui che illimitatamente cerca di estinguere la sete senza riuscirvi, è il mito a cui siamo condannati quotidianamente quando beviamo la Coca-Cola, ad esempio, no? Una bevanda che promette di estinguere la nostra sete, invece con il tipico meccanismo della civiltà dei consumi ci porta a desiderare illimitatamente, a compiere illimitatamente, secondo la dinamica della crescita infinita, il gesto del consumo. Ecco, quindi, come notava Eric Fromm nel suo libro sulla disobbedienza, nel suo saggio sulla disobbedienza, in fondo all'inizio, al cominciamento della civiltà occidentale vi è sempre un gesto di ribellione, di dissenso, e la storia umana inizia sempre come rivendicata opposizione rispetto a una legge divina che si pretende giusta ed accettarsi supinamente. Per quello sulle orme di Fromm riprendevo i due modelli di Prometeo e di Adamo, ecco, come emblemi di una contestazione operativa. Ecco, l'analogia storica può giovare a comprendere il nostro presente. Hegel per primo utilizza forti analogie storiche nelle sue lezioni sulla filosofia della storia, in particolare sul mondo, quando parla del mondo romano, in qualche modo lo legge negativamente come momento di scissione rispetto alla bella eticità dei greci, e fa vedere come nel mondo romano prevalgono le logiche scompositive, già il mondo del diritto formale astratto, è il mondo in cui la società tende a dissolversi secondo l'individualismo acquisitivo dei singoli individui e così via. Quindi l'analogia storica può sempre servire, a patto che non si perda di vista la differenza che ci separa rispetto al mondo dei romani o dei greci.
perché se volessimo forse utilizzare una analogia, che è quella che utilizzo anche nel mio studio, peraltro, più che al mondo greco e romano, per comprendere gli odierni processi di globalizzazione, potremmo forse riferirci con una certa verosimiglianza al mondo feudale. Io parlo esplicitamente di nuovo feudalesimo capitalistico in cui siamo entrati, no? Il capitalismo, la globalizzazione si configura anche come una glebalizzazione, cioè come una produzione globale di nuovi servi, grazie alle logiche del dumping salariale, della concorrenza sans frontières. Si sta creando una servitù della gleba globale, scusate il bisticcio di parole, i nuovi servi della glebalizzazione, anzi potremmo chiamarli, che effettivamente ci richiamano sempre più da vicino non la figura del proletariato, ma la plebe hegeliana, se volete, i servi della gleba, dove appunto la distinzione epocale, fermo restando il processo di estorsione di plus lavoro a cui sono condannati tanto i proletari quanto i servi della gleba, sia pure con modalità differenti, sta nel fatto che il proletario è un soggetto consapevole e conflittuale, il servo della gleba è un soggetto subalterno. Ecco, i nuovi schiavi della mondializzazione mi paiono a tratti più accostabili ai servi della gleba che non al vecchio proletariato. I precari, pensate un po', sono soggetti che subiscono, che hanno interiorizzato il ricatto a cui sono sottoposti, sono soggetti oranti, non rivendicativi o positivi. Nella parola precariato risuona distintamente il latino prex precis, la preghiera. Il precario è colui che vive il lavoro intermittente come se fosse una donazione proveniente dall'alto, che in quanto tale può sempre da capo essere revocata dal Signore che l'ha concessa per gentile disponibilità sua. Ecco, in questo scenario mi sembra di poter dire che le analogie con il mondo feudale siano notevoli. Pensate anche solo a quelle forme di corvée postmoderna che sono gli stage, in cui i giovani lavoratori, un tempo nel mondo vetero-borghese c'era l'apprendistato, finito il quale si veniva inseriti professionalmente nella corporazione, si diceva una volta, nel settore specifico, ecco, in cui ci si era formati. Lo stage invece prevede che l'inserimento, secondo la logica tipica del precariato, sia differito sine die, non ci sia mai un inquadramento stabile, Dell'alternanza essenzialmente. scuola-lavoro, cosa dici? Rientra essenzialmente in questo processo. Allora, se la logica del capitale pienamente compiuto oggi è quella di ridurre il mondo intero a un piano liscio, diremmo con Hegel, a un sistema dei bisogni senza eticità, è del tutto evidente che tra le radici etiche fondamentali del vecchio mondo proletario e borghese vi era anche la scuola. La scuola intesa come luogo di formazione e di emancipazione. Non dimentichiamo che al netto di tutte le limitazioni che il vecchio sistema scolastico aveva, esso fu la base reale per l'emancipazione di intere generazioni. Pensate alla figura del primo laureato nelle famiglie povere, di umili origini, era un momento di riscatto per l'intera famiglia, era un momento di pari opportunità possibile per l'individuo. Questo è stato il grande sistema welfaristico, pur con tutti i suoi limiti evidenti. Questa è stata la base di grandi riforme della Ecco, scuola in in termini di Italia. riforme tu citi spesso la riforma del 29 di Giovanni Del Gentile, è 23 però. 23, è 29 i quella, patti lateranensi che lui sì, criticava. è quella la buona scuola che tu spesso dici, la vera scuola è quella di Giovanni Gentile, che pure nella, diciamo, osannata, per carità, giustissima, liberazione fu vittima di coloro che credevano di andare contro il regime, quando invece fanciullacci poi sparando a Gentile non uccide che un grande filosofo anziché una camicia nera, ecco. Quindi perché anche persone che pure innovarono e fecero del bene alla società vennero poi travolte dal pensiero comune di essere come gli altri aguzzini della società? Quindi perché questa, diciamo, incomprensione anche nei confronti delle menti più eccelse? Dunque, la storia universale è un banco del macellaio, come dice Hegel, su cui vengono fatti a pezzi anche gli individui. Quindi la storia purtroppo è piena di esempi come quello di Giovanni Gentile, che vengono ammazzati pur essendo filosofi di primo piano.
anche se poi è tuttora da chiarire chi sia davvero il mandante dell'omicidio di Giovanni Gentile. Vi sono tesi che, ad esempio, sostengono che Giovanni Gentile sia stato ucciso dallo stesso regime fascista al quale era del tutto in viso. La riforma del 23 che tu citavi fu definita da Mussolini la più fascista delle riforme, non perché fosse intrinsecamente fascista, infatti non lo era per niente, ma semplicemente per mettere al riparo Gentile rispetto a un governo fascista che ovviamente nulla aveva in comune con la finezza culturale di Giovanni Gentile, che anzi lo vedeva come un peso fastidioso Certo, rispetto al regime. Giovanni Gentile fu fautore della diciamo, sacralizzazione, anche se non sarebbe pienamente giusto chiamarla così, del liceo classico. Tu oggi definisci il liceo classico la scuola più controcorrente, la scuola che in nome dei nostri valori riesce ancora a ergersi contro l'ordine dominante. Tuttavia, i licei classici, ahimè lo sappiamo, hanno spesso una drastica diminuzione di iscrizioni. Come mai questa epoca si sta declassicizzando? Dunque, come ricordavo in precedenza, se la scuola è una delle radici etiche fondamentali, a tal punto che Hegel sosteneva in una querelle interessante, la necessità dell'obbligo scolastico per i bambini, cosa che per noi sembra ovvia, ma all'epoca non lo era affatto, se considerate che molte voci della tradizione liberale si opponevano a quest'idea. Spetterà all'individuo scegliere se mandare a scuola o no i propri figli. Già, diceva Hegel, ma a questo punto in qualche modo si creerà una differenza di classe epocale per cui chi ha i soldi potrà mandarli a scuola, avrà anche magari la formazione per mandarli a scuola e chi non li ha non li potrà mandare a scuola. Quindi Hegel era per l'obbligo scolastico, cioè per l'idea che ogni individuo avesse il diritto-dovere di formarsi su basi egualitarie. E questo è uno dei grandi delle grandi acquisizioni della modernità, di cui appunto Hegel è il massimo e più critico anche rappresentante. Ora è evidente che un sistema a capitalismo illimitato, deeticizzato, sistema dei bisogni senza più eticità, deve rimuovere l'elemento formativo. Infatti oggi la scuola, di cui il liceo classico è il fortilizio più resistente da un certo punto di vista, proprio per il suo fecondo non servire a niente, cioè il fatto che il liceo classico non serve a niente, ma per fortuna non serve a niente, perché ti insegna discipline come la filosofia, la storia dell'arte, Tacito, Cicerone, Lisi, Platone, che non sono immediatamente inseribili nel circuito dell'utilità economica e che quindi ti permettono anche di criticarne i dispositivi. Ecco perché il liceo classico oggi è un fortilizio di resistenza ed è per questo puntualmente sotto offensiva cannoneggiante da parte degli oratores postmoderni e giornalistici al servizio di questa logica di deeticizzazione del mercato. Non dimentichiamo che peraltro la formazione paideia è il luogo in cui ci si danno i limiti, in cui ci si danno delle leggi. Cosa distingue la barbarie dalla formazione? Fatto che l'uomo formato, colto, ha coscienza dei limiti, si pone dei limiti. L'uomo invece privo di cultura non ha limite. Tant'è E che, stiamo tutti diventando dei certo. barbari in questo senso, nel senso che non sappiamo più, non abbiamo più coscienza dell'idea stessa, del limite. Prima. Peraltro, la scuola dove ancora esista oggi tende o a essere neutralizzata o a essere ridefinita secondo il paradigma dominante nel sistema dei bisogni deeticizzato e quindi a diventare un'impresa concorrenziale. Ecco perché c'è il piano di offerta formativa, che è il modo in cui le scuole si fanno la concorrenza alla maniera delle aziende. Ecco perché ci sono i debiti e i crediti. Ecco perché c'è Una il preside commercializzazione della cultura, manager. No, non sostanzialmente. c'è proprio più la cultura, c'è proprio una sorta di come dire, di riduzione dell'individuo a semplice competente tecnico che deve potersi immediatamente rivolgere al mercato flessibile precario per trovare un'occupazione flessibile precaria, da cui la pratica che tu ricordavi con questo nome orwelliano di alternanza scuola-lavoro, che è Certo. una forma di tecnicizzazione, una forma di, come dire, di prematuro inculcamento nelle menti dei giovani che la formazione liceale debba servire in termini economici.
È questa la vera tragicità di questa esperienza. Poi certo che in alcuni, dove c'è intelligenza delle persone, si possono trovare delle buone forme di alternanza scuola-lavoro, facendo fare ai giovani delle cose ben fatte, ma è il principio che è falso. Il principio, cioè che chi si iscrive al liceo classico debba fare qualcosa di utile dopo, debba trovare lavoro immediatamente dopo nel mercato flessibile precario. E questo è come dire, il punto su cui la critica dovrebbe insistere, anziché accettare di buon grado queste pratiche di descolarizzazione in atto. L'alternanza scuola e lavoro essenzialmente riduce la scuola ad azienda, che non fornisce più una cultura generale al discente, ma lo trasforma in un semplice recipiente meccanico di nozioni tecniche, pronto a diventare un mero uomo di fatto nel mondo del circuito dello scambio mercatistico e senza più coscienza critica. Del resto, non sarà certo un caso se la nostra è l'epoca in cui la paideia tende a essere neutralizzata e sopravvive solo la tecne. La tecne. Pensate anche solo un esempio fra i tanti, fermo restando che la tecne, lo ripeto sempre, è indispensabile in certi ambiti. Se noi dobbiamo produrre i vasi, ci rivolgeremo alla tecne del ceramista. Ma se noi dobbiamo guidare una polis, non possiamo rivolgerci alla tecne, dobbiamo rivolgerci alla paideia, cioè alla formazione di quella statua interiore che ciascuno di noi ha e che deve formarsi filosoficamente. Il problema è che oggi appunto ci sono i governi tecnici, cioè non c'è più la paideia, c'è una pura tecnica governamentale in cui non si discute più di cosa sia il bene o il male platonicamente, ma solo si garantisce la governabilità, cioè il liscio funzionamento del mercato senza troppi intoppi culturali, etici e politici. E quindi domina il tema della tecne, come si diceva prima. Ecco, da questo punto di vista il liceo classico mi pare che resti, finché non decideranno di rimuovere anche quello, un tempio sacrale di resistenza ai processi sradicanti del mercato. In termini appunto eroici di liceo classico, io ho fatto Romagnosi e tu invece hai fatto il liceo classico Vittorio Alfieri. E proprio Alfieri diceva: schiavi spregiare ed aborrir tiranni. Ed era l'epoca in cui l'eroe si poneva come titano, appunto tu citavi Prometeo, giusto, appunto il titanismo come l'eroe che si scontra coi propri limiti e o ne muore o si autodistrugge, sempre però lanciando il seme della virtù, solitamente. Poi è vero che ci sono anche eroi negativi nelle tragedie di Filippo e dell'Alfieri, pensavo per esempio a Filippo, vero è che non sono mai negativi nella loro complessità, quanto semmai perché si scontrano con limiti più grandi di loro, e dopo ci sarà Leopardi con l'ultimo canto di Saffo e di Brutto, che tu giusto citi nel pensare altrimenti. Ecco, io ti volevo chiedere però, in ambito eroico, la filosofia dell'eroe a me pare essere cambiata, e se nel 700 e nell'800 l'eroe si scontra con i propri limiti in quanto titano, si arriva nel 900 all'ideale del superuomo, colui che deve superare i limiti. Pensiamo per esempio al fuoco di D'Annunzio, che ha come protagonista colui dal nome parlante Stelio e Frena, colui che richiama le stelle, però in termini appunto non di desidericus, quindi non diciamo in termini melanconici distanzianti, ma ravvicinanti, e frena appunto proprio perché senza limiti. Tu pensi che oggi si sia arrivati a una, diciamo, degenerazione di questo essere senza limiti, proprio perché prima citavi i limiti dell'eroe stesso, cioè chiunque oggi volesse essere eroe non potrà mai non esserlo senza appunto avere limiti, nel senso bisogna proprio sfaldare questi limiti che pure costituiscono un'ultima forma di virtù. Dunque, nell'immaginario greco l'eroe è colui che ha dei limiti e che li rispetta. Infatti. Ad esempio, Aiace è eroe fin tanto che non pretende di valicare i limiti. Oggi non è così. Pensiamo per esempio alle pop star americane che cercano sempre di porsi come trasgressivi. E quindi, sì, certo. Ecco, la trasgressione che ha, diciamo, preso sopravvento la virtù. Certo, non porrei nemmeno il nobile nome di Aiace accanto a quello di questi personaggi a stelle e strisce, però se vogliamo, se amiamo il paradosso, possiamo farlo. Aiace è l'eroe che non è più eroe quando abbandona il limite, quando pretende di sostituirsi agli dèi, allora lì precipita, perde il proprio carattere eroico e inizia la sua tragedia raccontata epicamente da Sofocle.
Oggi invece prevale non più la figura dell'eroe. L'eroe, dice Hegel nelle lezioni sull'estetica, l'eroe è colui che quando anche abbia perduto tutto, non ha perduto se stesso. Ecco, questo è il vero eroe. Oggi invece abbiamo figure che io chiamo niccianamente gli oltreuomini, che sono quelli che essenzialmente concepiscono l'eroismo, se vogliamo dire così, come trascendimento di tutti i limiti, come trasgressione permanente, come tu giustamente dicevi, e come oltrepassamento di ogni giusta misura. Ne situerei la genesi, certo precorsa da alcuni temi dannunziani a cui tu facevi riferimento, ne situerei la genesi nel 68 essenzialmente, quando tende a prevalere l'idea della emancipazione come libertà per l'individuo che si emancipa dalle vecchie forme borghesi, grette e limitanti e tende a una sorta di edonistico scolpimento di sé come individuo nel superamento di tutte le vecchie limitanti forme borghesi, piccolo borghesi o addirittura vetero proletarie, no? L'oltreuomo diventa colui che va oltre rispetto al vecchio mondo borghese proletario e essenzialmente diventa un individuo a volontà di potenza illimitata. Però il 68, a differenza della successiva rivoluzione del 77, è una rivoluzione che viene dall'alto, quindi sostanzialmente dalle classi alte, mentre invece poi nel 77 si avranno le classi medio-basse che si ribelleranno. Quindi è una rivoluzione che si attua però dall'alto, quindi sostanzialmente da classi pregiate, diciamo privilegiate meglio. Dunque, nel 68 vi erano componenti Perché penso per esempio a diverse. Pasolini che quando vede lo scontro tra le forze dell'ordine e appunto gli studenti, vede le forze dell'ordine come figli di un sud, diciamo, ancora arretrato, mentre vede gli studenti rivoluzionari, per così dire, come figli di papà, diremmo oggi, quindi sostanzialmente provenienti da diciamo, un retroscena culturale abbastanza agiato, ecco, e quindi vede anche questo scontro di potere. Sì, quello è un caso perché poi il 68 ha anime molto differenziate anche, addirittura forse sarebbe opportuno utilizzare il plurale, i 68, perché quello in America è diverso da quello in Francia, quello in Italia più tardivo è diverso a sua volta dagli altri, quindi bisogna sempre utilizzare la logica specifica per l'oggetto specifico. Complessivamente non penso che ci fosse qualcuno che dall'alto pilotava il 68, penso che coloro i quali fecero concretamente il 68 con falsa coscienza necessaria e quindi con le migliori intenzioni, di fatto non si avvedessero che il nemico contro cui stavano lottando nella pratica reale non era il capitalismo come classismo reificante descritto da Marx, ma era la borghesia come classe con una sua etica, dei suoi valori, tant'è che tutte le parole d'ordine del 68, in questo caso davvero sia quello francese sia quello italiano, hanno sempre come proprio oggetto di critica il vecchio mondo borghese, l'autorità paterna, le forme del contenimento del desiderio, l'autorità appunto, no? Non esiste l'autorità, vietato vietare, godiamo illimitatamente. Prova ne è che tutti quei motti si sono realizzati in forma puntualmente reificata nell'odierna società di mercato, in cui non vi è più appunto, possibilità di avere forme di limitazione, si gode illimitatamente come individui, cioè il capitalismo ha cambiato struttura, non è più il capitalismo gendarmesco e potremmo dire poliziesco, è un capitalismo invece edonista e da un certo punto di vista permissivista, che mira a far sì che si goda illimitatamente, che tutto sia possibile, purché ve ne sia sempre di più. In È il merito, passaggio, sì. per riprendere Pasolini, che segna il transito dai sudditi ai consumatori. Ecco, questo è il punto fondamentale, forse. Per cui, al netto anche delle cose positive che si ebbero nel 68, come una generazione, quella giovanile che prese la parola, movimenti anche operai che pure erano da un certo punto di vista meno presenti rispetto a quello studentesco da certi punti di vista. Ah, se prendiamo ad esempio La classe operaia va in paradiso, che è un Sì. bellissimo film, si vede proprio lo scollamento tra il movimento studentesco e quello dell'operaio Lulù, che si trova puntualmente isolato rispetto alle rivendicazioni
studentesca. In termini di capitalismo, molte cose diverse. Certo, in termini di capitalismo, dunque, citavi prima 1989 come anno che segna la caduta della polarizzazione che tu pur giudicavi in qualche modo salvifica per il mondo in quanto perfetta asimmetria tra Russia e America. Ecco, oggi l'America di Trump e la Russia di Putin possono in qualche modo ricostruire o semmai sono la totale antifrasi alla polarizzazione pre-1989? Inoltre ti volevo chiedere, in una delle interviste che ti ho fatto, mi parlavi diciamo di una russofobia latente, per chiamarla con il titolo di un noto libro recentemente uscito, diciamo palesatasi con diversi romanzi anti-orientali, e mi citavi addirittura Stern, Sergente della Neve, e dicendo, io ti dissi, Tolstoi riabilita in questo caso, nel senso che, diciamo, in nome della scelta occidentale attuatasi dal piano Marshall in poi, il nostro paese ha sempre, diciamo, parteggiato solo per una parte senza vedere l'altra parte della polarizzazione. Poi questa polarizzazione a un certo punto crolla, e tu citi il 1989 come rivoluzione, diciamo, contemporanea, e attualmente come ricostruirla e cosa auspicare e cosa temere dagli attuali presidenti dell'Occidente e dell'Oriente, quindi Trump e Putin? Dunque, in estrema sintesi, la mia tesi, la esprimo nel modo più immediato e apodittico possibile, è che peggio del mondo diviso nei due blocchi poteva esserci solo ciò che venne dopo, cioè il mondo monopolare della mondializzazione americano-centrica, che tende a delegittimare tutto ciò che non è affine, organico alla sua stessa logica. Questo è il punto fondamentale su cui bisogna riflettere, a mio giudizio. È del tutto evidente che si possono passare interi giorni a enunciare tutti i limiti del socialismo reale in tutte le sue forme, si possono fare i conteggi delle stragi, dei drammi e quant'altro. Il punto però che interessa soltanto a chi hegelianamente cerca l'essenza dei fenomeni della storia, che quindi cerca di andare al di là della pura evenemenzialità dell'accadere, è il fatto che il comunismo reale novecentesco ha costituito un argine rispetto al dilagare del capitalismo, argine del quale forse siamo stati soprattutto noi in Occidente a beneficiare, se consideriamo che tutti i diritti sociali che fino all'89 erano disponibili erano non tanto doni benefici che venivano elargiti dall'alto, ma erano frutto di un diagramma di forze, di un equilibrio di forze tra l'Occidente e l'Oriente. Infatti, venuta meno l'esperienza sovietica, anche quei diritti hanno preso a essere rapidamente neutralizzati. Per cui questo è il primo punto sul quale bisogna riflettere serenamente. Il secondo punto, se veniamo alla situazione contemporanea, è che essenzialmente dopo l'89 prevale una visione e una realtà monopolare. Ecco, la mondializzazione è di fatto ritradotta in termini, per chi voglia pensare altrimenti, appunto, in termini alternativi, è il modo in cui l'Occidente a base capitalistica e a orientamento americano-centrico include gli altri popoli neutralizzandoli, li include nel proprio modello neutralizzandone le specificità culturali, identitarie, storiche e costringendoli a ridefinirsi come consumatori anglofoni senza identità, senza eticità, ma appunto come sistema dei bisogni di cui dicevamo prima. Per cui il problema alla fine è apparentemente solo geopolitico o politico, ma è filosofico intimamente, perché è sempre la stessa logica di riduzione del mondo a piano liscio del mercato concorrenziale. Ecco, da questo punto di vista, nel mondo della globalizzazione americano-centrica si registrano sicuramente degli stati che non sono ancora stati introiettati e neutralizzati in quest'ordine dominante e che come tali vengono puntualmente prima diffamati e poi, una volta che l'opinione pubblica sia stata conquistata nel dissenso verso questi stati, bombardati, destrutturati e infine
inseriti nell'ordine americano-centrico. Ti riferisci casualmente alle sanzioni alla Russia? Proprio casualmente, dico. Ma mi riferisco a tutta una serie di vicende. In fondo, dall'89 ad oggi, se dovessimo inquadrare in uno schema filosofico-politico la Weltgeschichte dopo l'89, liberandoci dallo schema dominante oggi che è quello della corruzione, no? La filosofia della storia letta con la categoria della corruzione, per cui ci sarebbe Mani Pulite, la corruzione, che oggi la corruzione della casta e così via. Ecco, se abbandoniamo questo storytelling centrato sulla categoria di corruzione, che tra l'altro è una categoria altamente fuorviante, lo dico di passata, perché per un verso serve a convincere le nuove plebi della necessità di ridurre i costi della politica in generale, del mondo dell'eticità, del welfare e così via, e dall'altro desta l'illusione che corrotta sia la parte, singoli settori della società e non invece intrinsecamente la società di mercato in quanto tale, cioè una società in cui le banche possono portare via la casa ai cittadini, in cui i sistemi di cattura del debito possono imprigionare gli individui in forme di indebitamento che non potranno mai essere risolte e così via. Ecco, per cui se noi assumiamo una filosofia della storia centrata su altre categorie, molto semplicemente dall'89 ad oggi assistiamo a uno schema che si ripete sempre il medesimo, che così compendierei in maniera quasi fumettistica. Abbiamo sempre lo Stato non allineato, che viene presentato dalla grande narrazione egemonica come uno stato canaglia, addirittura neo-hitleriano, no? Vi ricorderete Saddam, nuovo Hitler, Milosevic, addirittura Hitler-Osevic titolò, mi pare, l'Espresso, se ricordo bene, e così via. Deve esserci sempre un nuovo Hitler, possibilmente con i baffi, Tra di l'altro, modo che che... distrugga anche l'identità storica, perché tu citi Milosevic, il Kosovo era serbo per storicità, perché nel 1348 avevamo vinto la battaglia contro i turchi, quindi anche, insomma, distanziandoci un po' dalla visione americanocentrica e contestualizzando, il Kosovo sarebbe piuttosto dovuto andare ai serbi, in quanto storicamente appartenente. Quindi, diciamo, il nazionalismo come tabù che distrugge l'identità storica, giusto? Beh, più che altro il problema è sempre questo, che c'è una continua individuazione di nuovi Hitler, in forza dei quali nuovi Hitler si attiva il modello legittimo di Hiroshima nell'immaginario collettivo. Se c'è un Hitler deve esserci un Hiroshima, se c'è Hitler il bombardamento imperialistico diventa un male necessario. Ecco allora che in questa quarta guerra mondiale, che è quella successiva alla terza, alla guerra fredda, abbiamo sempre il nuovo dittatore, il popolo che non riesce a liberarsi e poi dulcis in fundo l'imperialismo etico e la democrazia missilistica che giungono a portare la libertà ai popoli, cioè a favorirne l'inclusione nel nuovo ordine mondiale americano-centrico. Così fu nell'Iraq di Saddam, nella Jugoslavia, nella Serbia di Milosevic. Per inciso, ciò che stiamo dicendo è comprovato dal fatto che attualmente in Kosovo è situata la più grande e imponente base militare statunitense in Europa, e poi da lì a scendere fino di nuovo all'Iraq, fino ad arrivare alla Libia di Gheddafi, recentemente alla Siria di Assad. Il caso della Russia è emblematico perché la Russia non è uno stato canaglia come tutti gli altri, la Russia è un gigante che non può essere tranquillamente demonizzato, anche se nella narrazione dominante tende a prevalere l'idea di leggere Putin come il nuovo Hitler o addirittura come uno zar omofobo e rossobruno, cioè insieme comunista e fascista, il peggio che possa esserci secondo le categorie del pensiero unico dominante, che ovviamente delegittima come rossobruno ogni sacrosanto tentativo di porre dei limiti politici all'economia di mercato. E quindi subito diffama come fascista, comunista e rossobruno, cioè sintesi perversa delle due precedenti. La Russia di Putin, il paradosso della Russia di Putin nello storytelling dominante si ebbe nel 2014, quando le forze progressiste che mantengono vivo l'antifascismo in assenza di fascismo,
come solo alibi per non essere anticapitaliste in presenza di capitalismo, in presenza di un ritorno fascista effettivo, quello che ci fu in Ucraina nel 2014, le forze progressiste appoggiarono il fascismo in quel caso, no? Il paradosso dei paradossi. Le sinistre arcobaleno, sempre mobilitate contro il fascismo, appoggiarono il colpo di stato nazifascista in Ucraina, 2014, che invece fu merito dell'eroica resistenza russa putiniana combattere e abbattere. Cioè, l'unico antifascista reale fu Putin in quell'occasione, che per le sinistre però è il fascista sempiterno. Capite bene la commedia pittoresca degli equivoci della narrazione in cui ci troviamo. L'unico che combatté l'unico fascismo realmente esistente al potere, quello in Ucraina, con l'appoggio delle sinistre euroserve e atlantiste, perché gli Stati Uniti e l'Europa appoggiarono il nazifascismo in Ucraina, ecco, l'unico che si oppose era Putin, che è fascista per le suddette forze. Capite il paradosso realissimo, inconfutabile, perché questa è la storia reale di cui stiamo parlando. E quindi capite bene che è quantomeno opportuno pensare altrimenti rispetto alle categorie del circo mediatico Certo. permanente. Ecco, per concludere, poi passerei la parola al pubblico per Sì. eventuali domande. Io ti farei appunto concludere con una bellissima frase con la quale tu concludesti un'intervista che ti feci a San Raffaele, al Dipartimento di Filosofia, di un eroe contemporaneo. E mi citasti Gramsci dicendo: istruitevi, poiché avremo bisogno di tutta la vostra cultura, la cultura come arma. E ecco, ti chiedo di contestualizzare questa speranzosa, ma anche, devo dire, angosciante, poiché è un'epoca in cui la cultura viene imprigionata, tu stesso vedi giustamente la società come un'Andromeda senza il suo Perseo che la liberi, e quindi una cultura in catene che tuttavia è, diciamo, il fine ultimo e lo strumento primo per liberarsi dall'ordine dominante. Certo, la frase che tu riprendevi ora di Gramsci si trovava nella testata dell'Ordine Nuovo a Torino quando Gramsci era giornalista non ancora incarcerato. Ed è una frase molto interessante perché effettivamente già mette in luce quella che poi sarà la tendenza generale non solo della vita di Gramsci, ma di tutta la sua rilettura originale del marxismo, la valorizzazione del fatto culturale, come egli scrive nei quaderni del carcere, cioè essenzialmente è convinzione di Gramsci che nelle superstrutture l'uomo acquisti coscienza della propria condizione strutturale, cioè è solo nell'elaborazione culturale che noi possiamo acquisire coscienza della contraddizione storica in cui ci troviamo. Ecco l'importanza della cultura intesa anche come fenomeno di lotta culturale, di fronte culturale, dice testualmente Gramsci. Mi pare una lezione che andrebbe ripresa e valorizzata, soprattutto in quest'epoca in cui si viene fatto in maniera non neutra credere ai nostri studenti che l'uomo di cultura non debba mai prendere posizione, che è la forma più meschina di ideologia dell'adattamento che ci possa essere, il non prendere posizione, l'essere scientifici, che in filosofia Ovviamente. per incidenza non vuol dire assolutamente niente essere scientifici. No? Perché non ha alcun senso questa espressione, sii scientifico in una disciplina umanistica come la filosofia o la storia dell'arte o la letteratura. No? È esattamente come dire cerchio quadrato, dire sii scientifico, a meno che per scientifico non intendiamo mai tutt'altro ordine di considerazioni, ciò che con questa espressione intendeva Hegel, cioè il sapere assoluto della totalità, che nulla ha a che vedere, come è ben noto in Hegel, con la scienza come esattezza rappresentativa. Ecco quindi l'importanza della lotta culturale come momento di acquisizione della coscienza della contraddizione, quindi come valorizzazione del fatto culturale in vista di piste di emancipazione. La filosofia in fondo trova, non saprei dirlo diversamente, la propria metafora assoluta nella caverna di Platone. Vi è sempre una caverna da cui bisogna evadere. La cultura serve esattamente intanto a capire che c'è una caverna e ci siamo dentro, e poi a capire che eventualmente vi è un fuori dalla caverna ed è opportuno
mobilitarsi per raggiungerlo insieme, non in solitudine, secondo il mito competitivista odierno del mors tua vita mea. Ecco perché, oltre che Gramsci, rivaluterei ancor più di Gramsci Platone, Aristotele, i grandi classici.